parte di questo forum, non so se lo conosci, per l'avvocata special forum. Sì, sì, l'ho già sentito. Allora, andiamo. Con la tua vittoria, da vice hai guadagnato tanto in termini di popolarità e successo, cosa senti che questa popolarità ti ha fatto? Forse se ci riagganciamo un po' alla libertà, sì, più o meno è una domanda rifatta in un altro modo. Ma tolto nel senso della parola, non ho tolto nulla, mi ha tolto solo magari un attimino di spensieratezza in più da ragazzo di 23 anni, devi magari crescere un pochettino più in fretta perché hai tante responsabilità, anche se hai tante persone che ti aiutano, però tolto, non ho tolto nulla, anzi mi ha solo dato. Cosa ti fa più paura in questo momento magico che stai vivendo? Che non ci sta più, che non esista più. Non può essere invece una partenza. Sì, appunto. Il mio pensiero è questo, che può essere una partenza. Però lì parliamo di paure, quindi la mia paura potrebbe essere il contrario. Ok. Qual è la frase più bella che questa tua esperienza ti è stata detta e da chi? Maria Di Filippi ha detto: sono orgogliosa di Marco. Sembra una frase detta così, ma ha un significato molto forte, secondo me. Soprattutto detto da Maria, che Maria è una persona che non si espone tanto e non fa complimenti gratuiti, se lo dice perché lo pensa. E poi credo che una, siccome tu, la tua permanenza della vice, non è stata proprio rose e fiori. No. Quindi, ti ti ha difeso. Sì. Lei non lo poteva fare fino all'inizio, però era, tutti dicono, Marco, ma era palese, si vedeva che era particolarmente affezionato a te, però chiaramente lei presentando deve essere imparziale, giustamente. Eppure, con favore, si è messa contro anche con il professore. No, ma lei non si è mai messa contro, lei magari, forse dentro di sé faceva un tifo, come tutti lo facciamo, però quando è finito lì ci ha detto, io sono contenta, quindi insomma. Un'altra domanda legata alla decisione di chiede se sarai ospite nelle trasmissioni autunnali con Maria Di Filippi. Dice c'è posta per te, ancora Beh, c'è posta per te, sono sorprese. Se tutti lo sapessimo, la sorpresa sarebbe svelata. Comunque hai degli appuntamenti televisivi, insomma. Beh, gli appuntamenti televisivi si decidono anche un mese prima, 2 settimane prima, adesso è un po' presto. Sicuramente Maria in qualche modo, magari ad amici per presentare un singolo, probabilmente ci andrò quando ci saranno i nuovi ragazzi, è probabile. E poi fai da... Beh sì, da come dire... Vogliamo con un certo aspetto vedere quelli della nostra prima, sì. che sono più figliati, più... Esatto, in borghese, senza più quella divisa addosso. Sinceramente dicevo, oh mio Dio, ma saranno così coni, pensavo tra me e me, perché comunque è un momento quello di amici, è un bel momento. Poi quando non ci sei più, se non fai più niente, rosichi per forza. Perché non sto facendo nulla. Fortunatamente io, grazie a Dio, sto facendo tante cose, quindi io dagli altri ragazzi, se ci saranno, auguro solo il meglio e vinca il migliore, chiunque sia. Vinca il migliore, hai detto? Sì. Ha vinto il migliore quest'anno? Non decido io. Ha deciso il popolo. Il popolo ha deciso. Mi chiedono se secondo te... Ma è una domanda difficile, però... Non mi sento di dire il migliore, non l'ho mai detto dentro amici, non lo dirò adesso. Sicuramente si hanno dato questa decisione perché un motivo ci sarà, io qua non lo so, mi auguro la voce, mi auguro la semplicità, mi auguro l'educazione, mi auguro tutte queste cose positive. Un altro tuo collega che avresti voluto con te sul podio allora? Il podio è fatto da 3, il pianale saremo in 4, cosa preferisci? Primo posto pari merito, diciamo. Francesco. Assolutamente Francesco. Okay. Senza il minimo dubbio. Francesco ballerino. Francesco Valentini, sì. E come fai a mettere sullo stesso piano un ballerino cantante? Perché quello è un po' una difficoltà. Perché amici ho fatto così. Beh, se non lo segui tanto, se non ci sei dentro, non lo... Anche all'inizio di amici dicevo, ma com'è possibile? Poi ci si arriva proprio
a capire quanto vale il ballo per l'uno e per l'altro e il canto viceversa, e ci si regola. Anche perché tu una materia dove il cantante balla ma balla male, il ballerino canta ma canta male, e ci si regola a vicenda. E la citazione non è un po' trattata male? No, perché la citazione è il mezzo di assoluta parità tra il cantante e il ballerino. È la prova del 9, perché non è la materia neutra. Poi ci sono anche gli attori. Sicuramente gli attori e gli amici sono un po' più, come dire, non ha mai vinto un attore. Molti cantanti e solo due ballerini. In 7 edizioni hanno vinto Leon come ballerino e Ivan come ballerino, tutti gli altri cantanti, compreso me. Non ha mai vinto un attore, ma forse perché è una categoria che è un po' svalutata. Sai, è un programma dove l'attore forse non tira fuori il meglio di sé, o forse magari per puro caso non ha trovato degli attori che potessero piacere tanto al pubblico, magari. È rimasto amico con qualcuno? Sì. Allora, sono rimasto molto, il primo è Francesco, che tra l'altro conviviamo, ci divertiamo da morire. Dove vivi ora? Io vivo a Roma. In via? Non lo dico. No, meglio di no, perché se no... Io a Roma. Ci si diverte del da matti. Poi sono rimasto molto amico con Simonetta, avevo recuperato perché lei era dei bianchi o dei blu, avevo litigato, però c'era il voler bene, c'era con Susi, Marta, Cassandra, un po' tutti blu, diciamo. Il resto dei bianchi no. Andiamo ancora